L'ultimo chilometro con Carlo Gugliotta. E intanto Vincenzo Liberi è già entrato nella zona transennata, ormai è all'ultimo chilometro. Ivan Basso di nuovo primo a una tappa del Giro d'Italia, ma non una tappa qualsiasi, la tappa più affascinante, quella più prestigiosa, la tappa dello Zoncolano. La gola che chiede da bere, c'è un'altra salita da fare, per me che sono fuggito subito. Rapporti che devo cambiare, lo stomaco dentro al giornale, per me devo restare lucido. E quanta strada che verrà, ma non mi avrai, io non mi staccherò. Sarò 100 e più chilometri alle spalle, 100 da fare, di sicuro non arrivi. I tifosi italiani, uno dei miei, tutta quella gente che ti grida non ti fermare, e tu che mi vuoi lasciare. Amici ascoltatori di Ultimo Chilometro, buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con il ciclismo alla radio. Carlo Gugliotta è ufficialmente devastato, ma no, un attimo, fermi. Non per gli impegni lavorativi che tra l'altro mi hanno fatto assentare dal microfono la scorsa settimana, visto che eravamo in piena preparazione dell'evento, ovvero della prova di Coppa del Mondo di ciclocross che si è svolta domenica scorsa a Fiuggi. Sapete tutti qual è il mio ruolo, il ruolo di capo ufficio stampa, perché ero praticamente da solo a dover fronteggiare tutte le richieste dei vari colleghi. Però, insomma, io vedo che c'è stato un bel riscontro di pubblico, che ne dicano certe persone con le quali ovviamente non voglio entrare in polemica, ma soprattutto vedo che c'è stato anche un bel riscontro dal punto di vista mediatico. Insomma, se ne è parlato tantissimo in tutto il mondo, sono nate anche delle polemiche, dei sospetti di Motorino, addirittura ricominciamo di nuovo naturalmente con questi sospetti che ogni tanto escono fuori. Incriminato sarebbe Wout van Aert, il vincitore, del quale prima abbiamo, come dire, ascoltato un audio, il quale però si sente anche un pochino distante. Grazie mille a tutti i tifosi italiani. Grazie a te Wout che hai parlato un italiano perfetto. Dicevamo, per quanto riguarda la prova di Coppa del Mondo di ciclocross che si è tenuta a Fiuggi, un grandissimo evento, ma soprattutto anche una risposta buona da parte del pubblico. Sono stati registrati ufficialmente 4.500 accessi all'interno del Parco Fonte Anticolana, che non sono, come dire, 50.000 persone, no? Come ci sono in Olanda o in Belgio, però è comunque un buon numero di spettatori, e quindi questo mi fa dire che, scusate il termine, purtroppo di fregnacciari in giro ce ne sono tanti, e secondo me farebbero bene a lasciare le antipatie personali per lasciare spazio al diritto di cronaca, perché poi alla fine noi, una persona ci sta antipatica o ci sta simpatica, noi comunque dobbiamo dire la verità, e noi quello che cerchiamo di fare ogni martedì dalle 18.30 alle 19.30 è quello di cercare di dire la verità.
Un saluto a tutti voi che ci seguite attraverso la diretta su Spreaker.com, sulla piattaforma che ci ospita, e un saluto anche a tutti coloro che ci seguono attraverso il sito di informazione www.bikelive.it. Un saluto a tutti coloro che ci stanno scrivendo sul gruppo Facebook Io ascolto il ciclismo alla radio, Ultimo Chilometro su bikelive.it. Un saluto alla affascinantissima Sara Falco che ci sta seguendo, e naturalmente un saluto anche a tutta la redazione di In Bici. A questo proposito io vi invito a scaricare o comunque a leggere il numero di In Bici che è uscito per questo bimestre, perché c'è anche un mio lungo articolo sul ciclocross, e quindi attendo chiaramente il vostro parere. Io sono ancora senza voce, purtroppo, perché in tutto questo, pur essendo impegnato con l'evento della prova di Coppa del Mondo, mi è anche venuta la febbre, e quindi anche per questo motivo martedì scorso non sono andato in diretta, ma quest'oggi per l'appunto vedremo di recuperare. Iniziamo dal, come dire, dal più recente passato, ovvero il podio conquistato da Gioele Bertolini domenica in Coppa del Mondo. Gioele Bertolini è arrivato secondo alle spalle del campione del mondo Under 23 Iserbeet, e direi quindi che è un gran bel risultato incoraggiante che ci incoraggia molto, soprattutto in vista del mondiale. Tra l'altro poco fa il CT Fausto Scotti ha anche diramato le convocazioni ufficiali, ma prima ascoltiamoci Gioele Bertolini che è arrivato secondo a Fiuggi. Veramente una bella prova. Senti, no, allora, c'è stato un problema iniziale, mi dicevano. Ma sì, ho perso il pedale, ma grazie a Jacob che mi ha dato una spinta ho perso veramente pochissimo, ero quinto, sesto alla prima curva. Poi hanno tirato subito forte, io ho perso qualche metro e purtroppo per me avevo davanti un paio di atlete che nel tecnico hanno perso veramente troppo. E da lì li ho passati, ho iniziato a rimontare, giravo regolare, non volevo strafare perché il punto che si guadagnava di più era nel tecnico e bisognava essere molto lucidi. E per l'ultimo giro ci ho creduto, ero molto vicino, pensavo di riuscire a chiudere, poi invece Iserbeet ha dimostrato che la maglia che indossa la indossa per qualcosa, ha riaccelerato e ha riguadagnato quei metri. Però dai, sono in un buono stato di forma e vediamo di continuare così. Sei divertito su questo percorso? Sì, diciamo che quando ho preso il mio ritmo giravo forte, poi riuscire a guadagnare posizione, vedere che guadagnavo davanti, mi piaceva ancora di più, quindi avanti così. Ricordiamo come è andata domenica in Coppa del Mondo a Fiuggi tra gli elite uomini, vittoria di Wout Van Aert che ha conquistato il Memorial Romano Scotti con una scia di polemiche, perché il giorno dopo è apparso un video fatto con il cellulare nel quale si fa vedere che a un certo punto c'è la ruota dietro che gira da sola, a quanto pare avrebbe sbattuto contro una ruota, si sarebbe azionato da solo questo motorino. Scusate, però io quello che dico è che le bici vengono passate agli scanner dai tecnici dell'UCI, quindi quando succede lo scandalo scoppia subito, io dico. Poi secondo me, il mio parere è che Wout Van Aert il motorino ce l'ha nelle gambe. È stato un peccato non vedere Mathieu Van Der Poel nella giornata di domenica, però insomma è al caldo in Spagna a preparare il mondiale. Marianne Vos è venuta invece a Fiuggi, la reginetta del ciclismo femminile, e ha firmato la gara donne dell'ottavo Memorial Romano Scotti. La pluricampionessa ha imposto la propria legge fin dal proprio giro, una gran bella vittoria, superando Caterina Nash e Sophie De Boer. Da segnalare l'ottimo quinto posto di Eva Lechner, il quale però è arrivato, diciamo, con un po' di affanno da parte di Eva, la quale era partita molto bene e poi successivamente ha dovuto, come dire, lasciare un po' lo spazio alle altre atlete che stavano gareggiando contro di lei. Comunque era partita veramente molto bene Eva, e quindi
Noi ci auguriamo che in vista del mondiale possa essere al top della forma. Ricordiamo che il mondiale si svolgerà l'ultimo fine settimana di gennaio. Tra gli under 23 abbiamo già parlato di come è andata, ovvero della vittoria di Iserbeet, campione del mondo under 23 belga, con Gioele Bertolini che ha chiuso in seconda posizione. Per quanto riguarda gli juniores, Antoine Benoit vince tra gli juniores con Filippo Fontana che ha chiuso in quarta posizione. Un peccato per Fontanino, perché insomma Filippo secondo me poteva addirittura provare a vincere quella gara, purtroppo insomma nel finale c'è stata una caduta che lo ha messo fuori gioco, ma veramente io vorrei sottolineare come Filippo Fontana, ecco, noi lo conosciamo bene fin da quando era allievo, però in questa stagione veramente ha fatto vedere grandi cose, visto che lui è al primo anno nella categoria degli juniores. Quindi speriamo che Filippo possa continuare a crescere in questa maniera. Noi la scorsa settimana siamo stati presenti come ultimo chilometro anche al campionato italiano di ciclocross, che come voi tutti sapete è l'appuntamento più importante della stagione. Ecco, adesso è rimasta un'altra prova di Coppa del Mondo a Ogeraid, e poi ci sarà l'altra prova importante con la nazionale, ovvero il mondiale, che chiuderà definitivamente la stagione. Però ovviamente chi non è nell'ambito della nazionale italiana, per loro la stagione, per chi appunto non è un papabile azzurro, è terminata in occasione del campionato italiano di ciclocross, e quindi insomma per tutti diventa un po' l'appuntamento principale proprio per la collocazione in calendario. Prima di ritornare al campionato italiano di ciclocross, vorrei però annunciare quelle che sono le formazioni, o meglio quella che sarà la formazione dell'Italia in vista della prova di Coppa del Mondo a Ogeraid. Per quanto riguarda le donne, ci saranno Alice Maria Arzuffi, Eva Lechner e Chiara Teocchi. Per quanto riguarda gli uomini under 23, Gioele Bertolini e Jacob Dorigoni. Per quanto riguarda invece gli uomini juniores, Filippo Fontana e Bruno Marchetti. Questi sono i sette corridori convocati da Fausto Scotti, che naturalmente si avvarrà della collaborazione tecnica di Luigi Bielli per dirigere la prova di Coppa del Mondo che si svolgerà domenica a Ogeraid. È l'ultima, e tra l'altro ne approfitto per ricordare che la Coppa è già stata assegnata per quanto riguarda gli uomini elite, perché con la vittoria di Fiuggi Wout van Aert è riuscito a conquistare la vittoria. Possiamo quindi adesso tornare all'italiano, al campionato italiano. Cominciamo dalla categoria elite, perché era il favorito sicuramente, ma molti davano per favorito Marco Aurelio Fontana. Invece a Silvelle, Gioele Bertolini, all'ultimo anno da Under 23, si è riconfermato campione d'Italia nella categoria degli elite. E quindi noi adesso ci andiamo ad ascoltare l'intervista che per l'appunto abbiamo realizzato con Gioele. Un Gioele Bertolini veramente molto 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 contento e soddisfatto per il successo che è riuscito ad ottenere al campionato italiano nella categoria degli elite, anche se lui è ancora un Under 23. Fine, specialmente l'ultimo giro dove è successo di tutto, in 5 atleti davanti e nessuno voleva mollare, ci sono state spallate, entrate, la mia ruota si è mezzo piegata, ma dai, siamo arrivati alla fine con io e Marco che ce la siamo giocata, siamo arrivati ai 500 metri, su una curva lui mi ha tamponato, ho preso quei 10 metri e sapevo che non dovevo guardare dietro, tirar dritto fino all'arrivo, e così è stato. Nel finale a un certo punto eravate in 5 a giocarvi la vittoria, c'erano anche due Braidot, c'era Capponi, ecco, lì hai avuto un po' di timore? Sì, io e Marco, cioè Marco il penultimo giro ha tirato forte, ha provato a lasciarmi lì e non ce l'ha fatto, ho perso 5-10 metri in una curva e lui ha tirato dritto. E penultimo giro dovevamo prendere fiato, ci siamo rialzati, sapevamo che l'ultimo giro doveva andare il tutto per tutto,
e così è stato. Nel rialzarci sono entrati tre atleti e si era stati in cinque davanti, e lì si è complicato tutto perché in cinque tutti volevano giocare le loro carte. E da metà giro si era stati davanti io e Fontana, e lì ho capito che non dovevo mollare la sua ruota, dovevo cercare di prendere i gradini davanti, e su una curva siamo andati veramente dritti tutti e due sulla fettuccia, perché io ero all'interno e non volevo mollare, lui non voleva mollare, e lì ce l'ho fatta passarlo, e diciamo che quella curva secondo me ho vinto la corsa. Ma un Bertolini che scivola per tre volte, che fa quasi tutta la gara con una ruota rotta, vuol dire che ha una condizione magnifica? No, diciamo che la scivolata è stata una, che ero davanti e lui ha perso qualche metro, ha dovuto frenare anche lui, quindi si è ripartiti alla pari e si è piegato un pochettino il forcellino, non cambiava bene il cambio, però e la ruota si è rotto praticamente a metà ultimo giro. Lì ho avuto paura che succedesse come in Puglia, quando ancora correvo under, ho avuto paura che la ruota mi abbandonasse, ma invece girava storta, però sono arrivato all'arrivo ed è andata bene. A chi dedichi il successo? Ma sicuramente il successo va alla squadra, però non devo dimenticare il mio allenatore Domingo, la mia famiglia, perché sono sempre dietro di me, mi accompagnano ovunque, e questi risultati arrivano perché sono tranquillo e sereno. Molto, molto belle e toccanti le parole di Gioele Bertolini, molto lucido anche nell'analisi e secondo me anche un po' modesto, Gioele, ma del resto noi lo conosciamo anche per queste motivazioni. Nel frattempo continuate a scriverci sul nostro gruppo di Facebook, Io Ascolto il Ciclismo alla Radio, Ultimo Chilometro su bikelive.it. Carlo Gugliotta in voce con voi, con poca voce in realtà purtroppo in questi giorni a causa di questo brutto attacco influenzale che mi ha colpito. Ricordiamo, siamo in diretta come ogni martedì dalle 18.30 alle 19.30, potete ascoltarci in streaming in tutto il mondo attraverso i vostri computer o cellulari sul sito bikelive.it, oppure potete ascoltarci attraverso la piattaforma Spreaker. Un saluto a Marco Ciccolini, un saluto anche a tutti coloro che ascolteranno la puntata in replica su YouTube. Saluto anche Lele, Andrea e Lorenza che ci stanno seguendo attraverso la piattaforma Spreaker. Campionato italiano Under 23 che invece è stato vinto da Jacob Dorigoni dopo un lunghissimo duello con Nadir Colledani, che era campione italiano in carica, e Colledani tra l'altro dopo una caduta ha chiuso in terza posizione. Tanta delusione nelle parole di Nadir Colledani dopo il traguardo. Ascoltiamo. Nadir Colledani, una gara da protagonista, poi questo terzo posto. Sì, niente, una curva troppo veloce. Volevo attaccare lì, avevo anche le gambe per farlo e purtroppo è andata così. Sono riuscito anche, nonostante tutto, a rientrare per far terzo poi, per non buttare via del tutto la gara. Niente, molto amareggiato, però va bene, così tanto è l'ultimo anno della categoria Under 23. Ci tenevo molto a prendere questa maglia, anche perché era l'ultima di una... avrei fatto tripletta, però dai, questo è il cross. Purtroppo quando si corre una gara di 50 minuti può succedere di tutto, quindi... È anche vero che, come dire, Dorigoni aveva una gran gamba, perché non sei riuscito a staccarlo, è sempre rimasto lì con... Sì, si stava bene anche a ruota, poi all'inizio forse potevo posare un po' di più, però qui sei qui, ma ormai è andata così, quindi va bene. Jacob Dorigoni, campione d'Italia Under 23 al primo anno nella categoria degli Under 23. Io sottolineerei questa vittoria di Jacob Dorigoni perché tutti sappiamo che Jacob è un vero e proprio talento del ciclocross, però andare così forte chiaramente, insomma, ci lascia ben sperare per il futuro, perché probabilmente
potrebbe ricalcare le impronte, perché no, secondo me, di Gioele Bertolini, visto che per l'appunto Gioele Bertolini è stato uno degli under 23 più forti che abbiamo avuto nel recente passato, e credo quindi a questo punto che Jacob Dorigoni possa prendere un po' in mano il suo scettro per quanto riguarda la categoria giovanile. Ovviamente attenzione anche ad Antonio Folcarelli, che in questa stagione ha preso un po' le misure, ma credo che a partire dal prossimo anno possa anche lui togliersi delle gran belle soddisfazioni. Adesso parliamo di donne, perché tra le elite non c'è stata nessuna sorpresa, i riflettori erano tutti su Alice Maria Arzuffi e su Eva Lechner. Quest'ultima è riuscita a riconfermarsi ancora una volta campionessa italiana tra le elite. Un applauso comunque va fatto ad Alice. Tra l'altro c'è anche da dire che Alice Maria Arzuffi durante la gara di Fiuggi purtroppo è stata vittima di una bruttissima caduta, è finita con la schiena contro la radice di un albero. Per fortuna è tutta intera, tant'è vero che per l'appunto domenica gareggerà in Coppa del Mondo. Ascoltiamoci l'alto atesina Eva Lechner. Eva Lechner, insomma, vincere non è mai semplice, tu non fai altro che vincere di continuo all'italiano e ogni anno siamo qui a festeggiare questi tuoi successi. Sì, sicuramente non è facile sempre vincere, bisogna sempre riconfermarsi, e comunque è stata una gara dura anche oggi, però sono contentissima di aver portato a casa un altro titolo. Ovviamente la stagione non finisce qui, perché ci sono due prove di Coppa del Mondo, c'è il Mondiale, sì. Come stai? Soprattutto, ecco, che aspettative hai? Sì, sto abbastanza bene e ho fatto, passato anche io un po' di influenza dopo Zoll, ho fatto un po' di febbre alta, per quello oggi non sapevo se mi sono ripresa bene, ma comunque sto bene e adesso speriamo di far bene anche nel Coppa del Mondo e Mondiale. Vincere a Silvella è sempre speciale. Sicuramente è sempre speciale, qua ho fatto 3 partenze, 3 vittorie e sì. Io dico sempre che crederci è lecito, e quindi dita incrociate per il 28 gennaio. Io non aggiungo altro, anzi aggiungo solamente una parola: Lussemburgo, ecco, che è la location dove si svolgeranno i mondiali di ciclocross. Noi proseguiamo adesso con Ultimo Chilometro, perché dopo la categoria delle elite donne è giusto ascoltare la campionessa europea Chiara Teocchi, che si è riconfermata campionessa italiana dopo un bellissimo duello con Silvia Persico. E pensate che Silvia Persico della Valcar è alla sua prima stagione da ciclocross e ha rischiato il colpaccio. Ascoltiamo la campionessa europea Chiara Teocchi. Chiara Teocchi, hai fatto prendere un colpo a tutti i tuoi tifosi, però alla fine missione compiuta. Sì, dai, oggi è stata una gara veramente combattuta fino alla fine, forse un percorso non proprio adatto alle mie caratteristiche, però insomma la maglia è arrivata, come ho detto prima, molto sudata. Silvio oggi è andata veramente forte, mi ha dato filo da torcere. Sull'ultima scalinata ho preso qualche metro di vantaggio e sono riuscita a vincere veramente di poco. È stato molto bello l'abbraccio subito dopo l'arrivo, forse Silvio ha pagato anche un po' l'inesperienza, perché è la prima stagione. Ma sicuramente sapevo che era lei una delle atlete più forti che c'era oggi in gara, e infatti l'ho dimostrato. Comunque sia, Silvia è forte in tutte le cose che fa, è un'atleta molto polivalente, e sì, forse magari io diciamo che ho tirato tutta la gara, perché comunque sia da dietro si faceva sentire Francesca Baroni, e quindi io ho preferito tirare io, e poi sull'ultima scalinata sono riuscita ad andare via. Ecco, la stagione però non è finita, domenica c'è Fiuggi, poi ancora la Coppa del Mondo, poi il Mondiale. Come stai? Sì, diciamo che questo sarà un mese molto importante, che mi aiuterà a avvicinarmi a quello che è per me l'obiettivo più importante di tutta la stagione. C'è stato l'europeo, l'italiano, che sono riuscito a centrarli. Ora vedremo per il mondiale cosa riusciremo a fare. Dance, dance.
Io insisto, crederci è lecito, perché Chiara quest'anno ha dimostrato che nei momenti cruciali c'è, nei momenti più importanti lei può conquistare la vittoria. Non dimentichiamo che l'europeo è arrivato dopo una sola gara fatta nel ciclocross. È giusto comunque dare voce anche a Silvia Persico, questa interessante atleta della Valcar, che tra l'altro domenica ha anche vestito la maglia della nazionale. Pensate, la sua prima gara nel ciclocross è stata a novembre a Brugherio. Prima non aveva mai gareggiato nel ciclocross e questa ragazza sta dimostrando di andare veramente molto molto forte. Si è dovuta inchinare solo alla campionessa europea negli ultimi 40 metri di corsa. Persico, eri un po' tra le sorprese di oggi ed effettivamente ci sei andata vicino. Ma sì, dai, un secondo posto, un po' di rammarico c'è perché ero lì e ce la siamo giocata fino all'ultima, però dato che è il primo anno che faccio cross sono molto soddisfatta e speriamo di andare avanti così e di preparare al meglio questa stagione su strada. Senti, com'è nato questo amore per il ciclocross? Perché da quest'anno? Sì, infatti è grazie al mio direttore sportivo che mi ha consigliato di fare il cross e niente, quindi oggi sono qua. Prima di andare in pausa pubblicitaria, poi ascolteremo tante altre interviste, Bruno Marchetti, Francesca Baroni, Filippo Fontana, quindi mi raccomando non lasciate ultimo chilometro, vorrei ringraziare e salutare un nuovo partner di ultimo chilometro, ovvero l'azienda produttrice di copertoni e tubolari Challenge. Sono tubolari e copertoni fatti a mano, vengono realizzati in modo particolare per il ciclocross e per la strada. Durante la stagione parleremo anche di quelli di mountain bike, perché ci sarà tutto un restyling per quanto riguarda i copertoni e i tubolari Challenge, che verranno fatti anche per la mountain bike. Quindi insomma, mi raccomando, mettete mi piace sulla pagina Facebook Challenge Tires Italia, perché lì troverete tutte le informazioni. Tra l'altro vorrei segnalare la presenza dei tubolari anche per la Parigi-Roubaix, quindi questo vuol dire che qualora voi vogliate andare a fare, non so, la Strade Bianche per amatori o la Parigi-Roubaix proprio per cicloamatori, avete la possibilità di avere dei tubolari adatti proprio per questo tipo di tracciati, che sono molto molto impegnativi. Challenge è stata molto presente durante tutta la stagione di ciclocross e ora sarà molto presente anche per quanto riguarda la stagione su strada e poi per quella di mountain bike. Quindi insomma, mi raccomando, seguite sempre Challenge Tires, perché per l'appunto c'è la possibilità di conoscere questi importanti prodotti. Ci fermiamo qualche istante, pausa pubblicitaria, poi torniamo ancora con ultimo chilometro. Destre spalancate, passa il giro per le strade, tutto il resto non conta più. La ricerca Mavic nasce dalla passione per il ciclismo. Ruote, abbigliamento, caschi e altri accessori che offrono una performance e un'affidabilità senza pari. Mavic ha realizzato idee pionieristiche e la ricerca continua ancora grazie al dialogo con tutti coloro che praticano il ciclismo. Tutto con gli inconfondibili colori, giallo e nero. Visita il sito www.mavic.it per conoscere tutti i prodotti, per la strada o per il fuoristrada. Mavic, performance e affidabilità senza pari. La bici a Roma è Cicli Castellaccio. Castellaccio è rivenditore esclusivista per la capitale dei marchi più prestigiosi. BMC, Time e Cervelo. Unico Red Point a Roma per l'abbigliamento Castelli ed è esclusivista per le ruote Lightweight e Corima. E poi caschi, occhiali, assistenza tecnica e officina meccanica. Insomma, tutto ciò che occorre per la tua bicicletta. Cicli Castellaccio è a Roma in via delle Vigne Nuove 618. Telefono 06 87 14 99 46.
Cicli Castellaccio, il punto vendita di fiducia dei ciclisti della capitale. Vidia distribuisce all'ingrosso e al dettaglio contenitori in vetro, capsule ed accessori per una vasta gamma di utilizzi, di macchinari, del trattamento dei prodotti dell'industria alimentare. Vidia è una delle poche aziende nei settori dell'imbottigliamento, del confetturiero e del casalingo ad offrire servizi completi che vanno dalla fornitura all'assistenza tecnica, allo studio di soluzioni ottimali e personalizzate per ogni cliente, anche al dettaglio. Contattaci allo 077-3632-619 o visita il sito www.vidiasrl.com. Il vetro è purezza, è Vidia. Tuta, scarpe da tennis, lettore MP3. Amore, vai a correre? No, vado in cucina a bere acqua Fiuggi. Il vero benessere inizia con acqua Fiuggi. L'acqua che da sempre, grazie alle sue proprietà depurative, aiuta gli italiani a stare bene. Acqua Fiuggi, il tuo percorso verso il benessere. Europa Ovini produce prosciutti stagionati, salsicce e salumi che vende in Italia e in Europa. Rinomata è la produzione di arrosticini e porchetta. Inoltre vende formaggi preparati con cura artigianale e con materie prime accuratamente scelte. Prenota la tua vacanza a Livigno con Ultimo Chilometro. Gli Alpine Hotels Livigno ti coccoleranno nelle loro quattro meravigliose strutture. Hotel Bivio, nel centro di Livigno, con la sua rilassante area wellness. Alpine Village Hotel, ideale per una vacanza in bicicletta o sugli sci. Hotel Larice, interamente eco-friendly e con un sushi bar. Hotel Allegra, per i più giovani, tanto divertimento e sport. Vieni a conoscere le strutture su www.alpinehotelslivigno.it o chiamalo 0342 996137, e se prenoti a nome di Ultimo Chilometro avrai uno sconto sulla tua vacanza. Alpine Hotels Livigno, la vacanza perfetta fra sport, benessere, relax. Torniamo in diretta, amici ascoltatori di Ultimo Chilometro, ancora la buonasera a tutti che vi arriva da Carlo Gugliotta. Io ne approfitto per ricordare che siamo in diretta come ogni martedì dalle 18.30 alle 19.30 in streaming su www.bikelive.it, quindi potete ascoltarci tramite il sito bikelive.it o attraverso la piattaforma Spreaker cercando Ultimo Chilometro sul sito Spreaker. Oh, prima di andare avanti con le nostre interviste, io voglio ricordare a tutti l'Alpen Village Hotel di Livigno, perché se volete andare a fare una vacanza sulla neve, oppure perché no, se state progettando il vostro ritiro in altura in bicicletta per la prossima estate, l'Alpen Village Hotel di Livigno è la struttura che fa per voi. Oltre 200 camere, la possibilità di deposito, bici, video sorvegliato giorno e notte, meccanico in sede, compreso nel prezzo del vostro pernottamento ed eventualmente anche di colazione, pranzo e cena per quanto riguarda l'Alpen Village, insomma compreso nel prezzo, quindi trovate anche l'assistenza meccanica, trovate tutto quello che serve, un panorama mozzafiato e soprattutto una palestra molto molto grande e ampia, oltre alla piscina e tutta l'area wellness. Per avere uno sconto sulla vostra vacanza estiva o invernale all'Alpen Village Hotel di Livigno dovete chiamare lo 0342 996880 e dire Ultimo Chilometro. Se voi, a chi vi risponde, alle receptionist gentilissime che vi risponderanno, direte Ultimo Chilometro, è fatta, avrete lo sconto per voi. Ricordiamo anche che c'è a disposizione la mail booking@biviogroup.it, però io vi consiglio di telefonare perché sono sempre molto gentili e disponibili. Alpen Village Hotel di Livigno, codice sconto Ultimo Chilometro 0342 996880, quindi per la vostra vacanza sulla neve o sulla bici.
Proseguiamo adesso con le nostre interviste. La campionessa italiana juniores è Francesca Baroni. Francesca Baroni della Melavie Focus Bike ha fatto commuovere letteralmente tutta l'Italia lo scorso anno a Monteprat, quando lei, che è fortissima nella categoria juniores, è riuscita a vincere al primo anno da junior il campionato italiano. La sua storia ormai abbiamo imparato a conoscerla, insomma, lei è sorda dalla nascita, non riesce a distinguere bene i rumori nel caos, ovviamente, che c'è in una gara di ciclocross, perché c'è tanta gente, ci sono tanti rumori. Lei sa solamente dove sono il suo allenatore, perché ovviamente prima gli dicono dove si piazza l'allenatore, e anche i suoi genitori, che tra l'altro voglio salutare perché li incontro spesso alle gare, perché la accompagnano sempre, sono delle persone squisite, quindi le voglio salutare. Insomma, Francesca Baroni ha fatto l'anno scorso commuovere tutta Italia con la sua storia, questa ragazza sorda che ha vinto il campionato italiano. Quest'anno si è riconfermata di nuovo campionessa d'Italia nella categoria juniores, e noi ci andiamo ad ascoltare l'intervista che abbiamo realizzato con lei. Noi non rallentiamo. A volte Francesca Baroni, è arrivata la seconda maglia consecutiva da campionessa d'Italia. Quanto sei contenta da 1 a 10? 11, anche se non esiste, 10, perché sono molto contenta di essere riuscita a fare il bis del tricolore. Sono partita molto bene, mi sono trovata subito davanti nelle prime posizioni, ho cercato di mantenere quella posizione, cercando di restare molto concentrata senza fare errori banali, e per fortuna tutto è andato per il verso giusto, è andata bene. Come hai vissuto la vigilia di questa gara? Pensavi di poter vincere di nuovo? No, non pensavo di vincere di nuovo, perché c'era un'altra favorita. Devo dire che in confronto all'altra gara ero molto più tranquilla, cercavo di dirmi di stare tranquilla, anche perché se uno si agita dopo va fuori di testa e fa male la gara. Ma io ho cercato di stare tranquilla, ho dormito un paio d'ore nel pomeriggio dopo la prova del percorso, così ero bella riposata. Oh, vedo che ti ha fatto molto bene, forse la tua tranquillità non le avevano anche le altre avversarie. Questo non lo so, però a me questa tranquillità mi è servita sicuramente. A questo punto vorrei chiederti, vincere a Silvelle è sempre qualcosa di speciale. Come hai trovato questo percorso? Diciamo che venerdì, quando ho provato questo percorso, non lo trovavo molto adatto alle mie caratteristiche, perché era molto pianeggiante, poi aveva questo terreno morbido, era un terreno più molle. Mentre correndo verso le 9 si è compattato grazie al chiazzo. A quel punto lì mi è piaciuto di più, l'ho visto più adatto alle mie caratteristiche per pedalare. A chi vuoi dedicare questa seconda maglia tricolore? Vorrei dedicare questa vittoria per prima di tutto ai miei genitori, che sono sempre con me, alla mia squadra, al mio allenatore Battista Pinni e al mio fisioterapista junior, che ultimamente per un problema nei campi mi ha aiutato molto. E poi vorrei dedicare questa vittoria alle mie due migliori amiche, Ilaria e Chiara, e alla mia compagna di banco della scuola, che si chiama Viola. Senti, l'ultima domanda: la stagione di ciclocross non è finita, tu già sei stata in nazionale, speri di poter rientrare? Beh, spero di proprio di sì. Mi piacerebbe molto che mi convocassero per la Coppa del Mondo, che ci sarà domenica, e poi vorrei far molto bene anche Vittorio Veneto, che è l'ultima prova del Master Cross dell'SMP. E in
infatti poi la convocazione è arrivata per Francesca Baroni, è arrivata 25esima domenica nella gara dell'Elite. Un buon risultato se pensiamo che non era partita benissimo e comunque ha girato su dei tempi importanti. Tra l'altro domenica è stata convocata anche Sara Casasola e Nicole Fede, che ha fatto il proprio esordio con la divisa della nazionale. Adesso passiamo agli Juniores Uomini Show di Fontanino, Filippo Fontana, per quanto riguarda gli uomini juniores al campionato italiano. E domenica, mannaggia, scusate il termine, mi è scappato, però poteva, secondo me, tranquillamente salire sul podio se non fosse stato per quella maledetta caduta. Ascoltiamo Fontanino. Filippo, è la vittoria più importante finora della tua carriera? Beh, sicuramente sì, l'anno scorso ero un italiano, l'emozione era la stessa, però vincere in una categoria internazionale junior sì, però comunque fino ad ora è la vittoria più importante, dai. Senti, io arrivo subito al sodo, sei riuscito ad ottenere tanti risultati importanti, tante vittorie importanti, tra 15 giorni c'è il mondiale. Boh, io l'appuntamento più importante per me quest'anno era il campionato italiano, perché sapevo di poter far bene, comunque era una maglia che si porterà per tutto il prossimo anno. Il mondiale è difficile perché ci sono veramente tanti corridori che vanno forte e quindi non penso di poter riuscire a prenderla quella maglia, sicuramente sarà veramente difficile. Io proverò a fare del mio meglio e già arrivare nei 5 sarà un'impresa, dai. Diciamo che già tra una settimana a Fiuggi proverai a far vedere che questa vittoria è stata meritata. Sì, a Fiuggi il percorso non lo conosco, però qui in Italia vengono sempre fuori dei bei tracciati, vediamo, dai, io darò sempre del mio meglio, una ragione in più che corriamo in Italia, dai. Senti, la prima maglia per adesso che ha vinto la Trentino Cross SLSMP, a chi vuoi dedicarla e insomma, come giudichi in generale la tua stagione? Boh, la stagione non era partita proprio nel migliore dei modi, buia così, non era andata male, diciamo, dopo ho cominciato a vincere, le gare hanno cominciato ad andare bene e purtroppo dopo... Sì, dai, sono contento comunque. Questo era Filippo Fontana. Adesso io vorrei concentrare la mia attenzione su Emanuele Uez, perché Emanuele è stato autore di una bella iniziativa sui social network, questa Road to Silvelle, no? Lui per una settimana ha spiegato come si svolge la settimana che precede il campionato italiano di ciclocross. È arrivato secondo nel campionato italiano degli allievi, però secondo me merita tanta attenzione anche per questa manovra di marketing che lui ha fatto. Ecco, è definibile una vera e propria manovra di marketing. Quindi ascoltiamo i nostri microfoni immediatamente dopo il traguardo. Emanuele Uez, alla fine è arrivato un secondo posto, ci hai fatto vivere tutta la vigilia del campionato italiano, la tensione tramite Facebook, raccontaci un po' di questa gara. Ma sì, è stata una gara tirata, sapevo che potevo fare il risultato perché ieri ho visto il percorso e niente, sono molto felice e un po' di rammarico perché ho perso in volata, è sempre una maglia però è sempre il secondo posto. Quindi sono super felice. Ecco, è stata una, hai fatto proprio una vera e propria marcia di avvicinamento tramite i social network a questo campionato italiano. Forse questa gara ha un po' rispecchiato anche la tua stagione, sempre davanti, però per poco manca la vittoria. Sì, mi è sempre mancata la vittoria e niente, è destino che questa maglia l'ho sempre mancata per poco e magari il futuro mi sta riservando qualcosa di meglio. Eri sorridente però sul podio. Sì, certo, sono sorridente e perché come già detto è sempre il secondo posto e quindi niente, felice. No, sono depresso. Come sei depresso? Dai che andiamo! No, sono depresso, sono giù sui BG, un'altra volta.
Torniamo per un attimo alla categoria degli juniores invece, perché Bruno Marchetti, che tra l'altro è stato convocato anche per domenica prossima Ogheraid con la maglia della nazionale, sta facendo veramente un grande, grandissimo finale di stagione, molto esaltante. Anche lui è salito sul podio al campionato italiano. Ascoltiamolo. Marchetti è una grande stagione in crescendo e insomma questo campionato italiano l'hai preparato veramente bene. Sì, quest'anno mi è andata bene anche con la fortuna, perché di solito gli ultimi anni sono stato sfortunato. L'anno scorso infatti nella prova percorso mi ero spaccato il dito, e però quest'anno mi è andata bene con la fortuna. Poi ci siamo allenati bene e niente, siamo riusciti a raggiungere ottimi risultati. Hai iniziato un po' tardi forse la stagione, magari rispetto ai tuoi compagni, però per l'appunto sei sempre arrivato secondo o terzo, forse è mancato qualcosa, magari per qualche vittoria di peso. Magari è mancata un po' di esperienza a livello nazionale, niente, però sono molto contento. Nel frattempo, mentre noi parliamo di ciclocross, è anche partita la stagione su strada e tra l'altro in teoria domani o al massimo dopodomani la RCS dovrebbe pronunciarsi sugli inviti, sulle wild card al Giro d'Italia, che ricordiamo per l'appunto, essendoci 18 formazioni World Tour, saranno 4 gli inviti che potranno essere diramati dall'organizzazione del Giro d'Italia. Sicuramente parteciperà la Bardiani CSF, la quale per l'appunto è stata la squadra che è riuscita a vincere la Coppa Italia nella scorsa stagione. C'è da dire che anche in virtù della presenza di Colnago, che spinge molto, è molto probabile che la Gazprom Rusvelo possa entrare a far parte delle squadre convocate per il prossimo Giro d'Italia, per le squadre, o meglio, invitate per il prossimo Giro d'Italia. Chiaramente da lì si aprirebbe una lotta a tre tra la Williams e l'Italia, la Nippo Vini Fantini e l'Androni Giocattoli. Androni Giocattoli che già lo scorso anno purtroppo non è stata invitata al Giro d'Italia. Noi vedremo, insomma, sarebbe molto bello vedere una squadra come l'Androni al Giro d'Italia, questo noi non l'abbiamo mai nascosto. Nel frattempo, per quanto riguarda il circuito World Tour, si è svolta questa notte la prima tappa del Tour Down Under con Caleb Ewan subito a segno, temperature che sfiorano i 40 gradi e che a volte le superano addirittura lì in Australia. Insomma, se qui fa freddissimo e siamo tutti mezzi acciaccati, là invece c'è un tempo bello, 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 bellissimo, anzi, insomma. Torniamo al ciclocross, adesso è arrivato il momento di ascoltare un altro campione d'Italia. È stata un po' una sorpresa, lui si è preparato anche alle gare del Lazio Cross per poter prepararsi per l'appunto in vista del campionato italiano. Si tratta di Alessandro Verre, che viene dalla Basilicata, noi ce lo ascoltiamo. Alessandro Verre, una gara importantissima, forse oggi in pochi si aspettavano questo tuo exploit, anche perché nelle ultime gare ti si era visto un po' meno. Sì, quest'anno non sono stato molto al nord, ultimamente non ci credevo più, questa, soprattutto di salire su questo podio, quindi sono contentissimo. Poi qui 2 anni fa ho già vinto, quindi non so proprio che dire. Quest'anno hai corso tanto a Lazio Cross, quindi diciamo che questa è stata anche una buona marcia di avvicinamento per l'italiano. Sì, soprattutto al nord, come ripeto, non ho corso moltissimo, sono stato maggiormente al centro e al sud, quindi proprio di avere questo passo non me l'aspettavo, quindi sono contento. Non avevi punti di riferimento, obiettivamente. Esatto. Ecco, raccontaci un po' la gara, come si è messa all'inizio, come l'hai proseguita e quando hai capito che potevi vincere. Ma fin dalla partenza sono stato avanti, ho cercato di controllare, poi Uez comunque non facevo un ritmo molto basso, infatti era molto sostenuto, poi appena ho avuto la possibilità ho cercato di andarmene. Le gambe stavano benissimo, però
cioè al penultimo giro non mi sono sentito molto bene, infatti non ci credevo più di tanto. Ma alla fine è arrivata. Infatti. Velocemente ci andiamo ad ascoltare la campionessa italiana allieve Alessandra Grillo, lei che non è nuova alla conquista della maglia tricolore, però insomma chiaramente è sempre un onore, un piacere indossare la maglia di campionessa d'Italia, lei che difende i colori della Cicli Fiorin, una delle squadre storiche del ciclocross italiano. La faccio. Alessandra Grillo, neocampionessa d'Italia, la Cicli Fiorin non ne sbaglia una. Beh, sicuramente Daniele Fiorin, come allena le ragazze, non le allena nessuno, e ci terrei comunque a ringraziarlo per tutto quello che fa, anche perché in questa settimana, standoci vicino, eravamo tutte ammalate e lui si è ammalato per noi. Non era facile, nel senso che tu partivi comunque da campionessa italiana in carica, riconfermarsi è sempre dura. Sicuramente ero più ansiosa di alcune ragazze in gara oggi, però comunque il peso della maglia è sempre, diciamo, un peso comunque anche leggero. Come hai vissuto questa vigilia del campionato italiano? Perché sappiamo che non è facile gestire la pressione. In realtà, se devo essere sincera, sono stata più agitata gli anni prima, ma non so perché, e comunque sono riuscita a gestire piuttosto bene l'ansia, anche se oggi ero davvero ansiosa prima di partire, però comunque non mi sono svegliata male. È sembrato che tu comunque abbia vinto con una facilità estrema. Beh, in realtà me l'hanno detto in tanti che quando pedalo io non si capisce se sto facendo fatica oppure sto andando tranquilla, però comunque la fatica la fanno tutti, e comunque vorrei fare i complimenti alle ragazze che, anche se non si piazzano mai, danno sempre il meglio di loro. A chi dedichi questo successo? Voglio dedicarla alla mia squadra, al mio allenatore e ai miei compagni di classe e alla mia migliore amica Nicole Pesse. Nicole Pesse, che tra l'altro anche lei si è laureata campionessa d'Italia, così come Davide De Pretto, uno dei nomi caldi del ciclocross del futuro, visto che quest'anno è stato capace di vincere ben 12 gare, tra le quali anche il campionato italiano. Davide, un finale incertissimo, ma alla fine ti sei laureato campione d'Italia allievi primo anno. Raccontaci un po' questo finale con Torcianti, che ha avuto un guasto. Sì, il finale è stato un po' strano perché abbiamo imboccato l'ultima scalinata in due, lui davanti, io dietro. Dopo, tornandoci in bici, ha dato una pedalata e si è staccato il pedale e ha rotto la catena. Io lì, a quel punto lì, ero contentissimo perché sapevo di aver vinto e è stata un'emozione incredibile. Diciamo che è stata un po' anche la sintesi di tutta la stagione, sei stato un po' tutto l'inverno a battagliare con Gabriele. Sì, la stagione nel finale è andata benissimo, ho fatto con questa 12ª vittoria e speriamo di continuare così. Noi siamo quasi in chiusura anche per questa puntata di Ultimo Chilometro, insomma la prossima settimana molto spazio anche al ciclismo su strada e parleremo ovviamente anche un po' di come potrà essere il mondiale di ciclocross, visto che saremo per l'appunto alla vigilia del mondiale. Insomma, io vorrei ringraziare anche tutti coloro che a Fiuggi sono venuti a trovarmi nel mio ufficetto stampa. Vorrei fare i complimenti anche a un corridore del Lazio che si è molto ben preparato e che ha ottenuto la convocazione nazionale. Si tratta di Stefano Capponi, visto che lui difende i colori della Pro Bike Riding Team, tra l'altro è un elite, lavora però al campionato italiano, veramente ci è andato vicino perché era nei primi 5, era insieme a Bertolini, Fontana, i due gemelli Braidot, a lottare per la maglia tricolore fino all'ultimo giro e è stato per l'appunto anche convocato in nazionale a Fiuggi, quindi veramente i complimenti, giù il cappello davanti a Stefano Capponi che veramente ha fatto vedere delle grandissime cose. Tra l'altro domenica 22 gennaio ci sarà la gara internazionale del Mastercross SLSMP a Vittorio Veneto e ci sarà
per l'appunto anche la gara ultima del trofeo Romano Scotti Lazio Cross, che si svolgerà a Guidonia e che comunque sarà una sorta di kermesse, visto che non sarà valevole ai fini della classifica generale, la quale per l'appunto è già stata definita dopo le gare. Diciamo che è stata una gara in più con la quale il comitato organizzatore ha voluto omaggiare tutti i vincitori di tutte le maglie. Maglie di leader, ovviamente. Io ringrazio tutti voi che ci avete ascoltato anche per questa puntata di Ultimo Chilometro, siete stati veramente tantissimi, quindi grazie, grazie ancora a tutti. Noi ci sentiamo martedì prossimo, sempre dalle 18.30 alle 19.30 in diretta su Spreaker oppure su bikelive.it. Per quanto mi riguarda è tutto, l'augurio di una buona serata da Carlo Gugliotta. Ultimo Chilometro con Carlo Gugliotta. E intanto Vincenzo Liberi è già entrato nella zona transennata, ormai è all'ultimo chilometro. Ivan Basso di nuovo primo a una tappa del Giro d'Italia, ma non una tappa qualsiasi, la tappa più affascinante, quella più prestigiosa, la tappa dello zoncolante. La gola che chiede dal bene.